Ciao ragazze, ciao a tutte e tutti. Allora, nuovo video, chiacchiericcio, come state? Spero bene. Allora, questo video chiacchiericcio, voglio parlare un po' con voi, soprattutto anche perché è un bel po' che io registro video. Devo capire un po' come se fosse una scappata di casa, ma non posso fare altrimenti. Allora, vediamo se riesco a raddrizzarmi un po' il capello, ma ne dubito. Ci provo. E niente, dunque, voi come state? Spero bene. E niente, se sentite schiamazzi, cose varie, è perché ho la finestra aperta, quindi non posso fare altrimenti. E poi perché sta già cominciando il caldo allucinante, ma a me sta ben così. Il caldo, già. Niente, ok, adesso già sono già un po' più decente, sì, più o meno, siamo un po' più decente così. E niente, a dire di bello, mi vedete qua in questa postazione, dove sono solita registrare, con dietro la porta della mia camera e la finestra aperta, non sembra, ma ce l'ho aperta perché si sentono anche i rumori, gli schiamazzi e tutto il resto, quindi vabbè, e niente. Quindi, tra l'altro sto registrando non con la fotocamera, ma bensì con il cellulare, un cellulare vecchio che ho, ma non è tanto vecchio, ma ce l'ho dal, non mi ricordo da quanto ce l'ho, ma ancora tiene bene e speriamo che tenga bene per lungo tempo, perché non ne comprerò altri finché non vanno veramente a farsi bene i telefoni. Io li terrò bene, cercherò di tenere aiuto bene questo telefono, perché ho ben tre telefoni, sì, avete sentito bene, uno perché l'ho comprato per sbaglio pensando fosse un buon telefono, ma in realtà è una ciofeca allucinante. E sarebbe Huawei PY6. L'altro è un iPhone 7, quindi sti cavoli, non fa, perché non mi sta piacendo per niente affatto. Cioè, la qualità è buona, tutto quello che volete, ma io mi trovo bene con il Samsung. E infatti questo con quale sto registrando, anche se la qualità non è eccelsa, ovvero la luminosità non è chissà che, però mi ci trovo bene a registrare con il Samsung. È vero che ha delle pecche, anche questo difetto, perché da quando l'ho aggiustato è diventato un po' difettoso, ma non me ne può fregare di niente, è importante che registra almeno quello che deve registrare, il resto non me ne può fregare una mazza. Quindi niente, ho messo anche una scheda di memoria a questo telefono, nonostante fa un po' pietà, vabbè. Nel senso che è la qualità bassa, ma anche il telefono è di una qualità bassa, ha 16 GB di memoria, che tra l'altro non so neanche quale sia la sua scatolina. Tendete un attimo se riesco a non far andare via la registrazione, registro da capo. Eccomi qua, sono riuscita a non bloccare la registrazione, a non far andare via la registrazione. Allora, la custodia, ovvero la scatola che lo conteneva quando l'ho comprato, è questo. Quindi è un J5 Galaxy J5 appunto, da 16 GB di memoria, quindi è lo stesso di quando l'ho comprato praticamente, cioè lo stesso. E quello è lo sì, appunto. Non è che ci trovo benissimo, ma non è neanche malaccio. Ha un buon audio, non è che è un audio chissà che è. Ma anche la luminosità non è, appunto, ribadisco, eccellenza. Quando l'ho comprato la luminosità si vedeva benissimo, adesso non so cosa è successo, ma sinceramente non mi importa la mazza, è importante che funzioni. Allora, questo è appunto da memoria 16 GB, 64 byte hard core di processore, sì, buonanotte, ciao Melania. E niente, 4 light, che non so cosa vuol dire, ma vabbè, full metal, vabbè, queste robe qua. Comunque niente, per dirvela tutto sommato che il cellulare è un
Galaxy J5 nero, un telefono nero, nel senso che il packaging che lo si presenta è nero, vedete? La scatola invece è blu, da quella l'ho acquistato e niente, quindi nulla. Io oggi ero vestita così, adesso sono vestita così. Aspettate che provo a girare la camera per vedere come sono vestita oggi. Allora, io sono vestita così oggi per stare in casa, ma anche se voglio uscire, posso uscire benissimo così e niente. E ovviamente ho le mie sandali più che altro, come dire, infradito per stare in casa, li posso anche uscire, ma non li esco perché sinceramente non me ne importa niente di uscire con dei sandali che, per carità di Dio, no. Tra l'altro ne devo comprare dei nuovi perché gli altri nuovi, come suol dire, non al momento non mi va. Preferisco consumare questi, poi i nuovi si vedrà. Al momento ho altre scarpe, appunto, e poi si vedrà se comprare questi o meno. Comunque, questa è la mia maglia, non faccio vedere, non vi avvicino perché sono senza reggiseno. E vai. Sì, sono senza reggiseno, non si può dire, ma è così. E se vedete la pancia gonfia, sapete già il motivo. Vi rimando al video della pancia gonfia, perché ho questa pancia così gonfia. Se mi chiedete, ma sei incinta? No, non lo so, non perché non è neanche un uomo, ovvero non sono né sposata né fidanzata, quindi cosa vuol dire? Che sono senza uomo, quindi non mi chiedete domande strane, anzi non mi fate domande strane, perché non è così. Allora, niente, questo è il mio outfit, vedete? E niente, questo è quanto. Il resto è quello che vedete voi. La borsa è questa che vedete alle mie spalle. E basta, a dopo. Nulla, comunque questo è il mio outfit, sperando che vi piaccia, tanto per far vedere di come sono vestita io e nulla. Vi faccio vedere. Adesso vabbè, vi giro e vi saluto. Vi giro la cam. Ciao. Eccomi, allora, dunque, avete visto il mio outfit e niente, quindi per il momento è tutto, ragazze. Avete visto anche che vi ho fatto una mini recensione del mio telefono vecchio, ma per farvi capire che mi trovo, non dico benissimo, ma almeno fa il suo bel lavorino. Ok. E niente, che dire di bello? Sì, finalmente ho ritrovato il telefono, ritrovato più che altro. Sono riuscita a farmi registrare il telefono che mi fa registrare quanti video voglio, e anche se i video non vengono tanto visti, non me ne può fregare meno. È importante che mi diverta a fare ciò che mi piace fare. È vero, devo riportare più contenuti, mukbang, più ASMR, più svuota la spesa e altro, ma tutto piano piano, perché ragazze, non ce la faccio veramente. Non dico che, non voglio dire che non mi va, ma me la voglio sentire io di portare contenuti. Ok? E niente. Scusate, stavo guardando l'ora perché mi è arrivata una notifica da YouTube di un'altra di Sara, la cucina di Sara si chiama, pare sì, il canale della cucina di Sara Channel, non mi ricordo, comunque sì, ha caricato un video che forse dopo vado a vedere, dico forse perché vorrei andare anche a vedere altri video di tutti quelli che mi hanno commentato finora, tutti, insomma, quei pochi che mi hanno commentato. E poi niente, che dire di bello? Nulla, scusate se ho la voce un po', però siccome c'è la finestra aperta, non mi voglio farmi sentire troppo dalle persone che sicuramente mi ascolteranno, quindi ascolteranno più che altro. Tutti sanno che fanno video, che faccio video, che ne sono.
Sono le 16:48, ok, va bene. Niente, un bacio e tutto sommato, dando le somme, sì, mi è piaciuto questo telefonino, sì. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, perché giuro, non me lo ricordo, non c'è manco il prezzo su, muy bien. Comunque, sì, vabbè, niente. È un Samsung, già ve l'ho detto. E niente, io vi lascio perché sento un rumore che non mi sta piacendo. Forse qualche cosa che non dovrebbe sentire il mio video, ma proprio i dettagli. Nel senso che, vabbè, niente, non importa. Ve lo consiglio questo telefono. Beh, se non vi interessa troppa memoria estesa, sì, ve lo consiglio. Se non dovete fare tutti i video tutti in un giorno. Se invece volete una memoria più estesa del telefono, allora vi consiglio un telefono da 128 GB, magari un AS21, perché quello appunto è un po' più costoso. Ne ho visto uno su YouTube che costa 181 o 180 euro. O anche di più, ma non voglio saperne, non mi chiedete altro. Però ci sono dei telefoni come appunto Galaxy AS21 o A71, non saprei, che mi sono informata sempre su YouTube, e costano dai paesi più accessibili ai prezzi aiuto più no, ai prezzi meno accessibili, ovvero che uno se lo può permettere e l'altro dipende, magari dovrebbe aspettare un po' quando arrivano le offerte. Ecco perché io, vabbè, questo non mi ricordo quanto l'ho pagato, no, non ve lo so dire. Comunque guardate la scatola, questa è la scatola, ma va, sì, Samsung Galaxy J5, ve l'ho detto, 2017, e vabbè, e niente, a presto, ciao, mettete un like se vi è piaciuto il video. Commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina. Ciao, un bacio.